Benvenuti all'undicesima puntata di Motor News, come di consueto novità del mondo dell'auto in questi minuti appunto dedicati al mondo della mobilità, al mondo dell'automobile, e vedremo la BMW a Villa d'Este in una stupenda cornice sul lago di Como, vedremo anche una prova di consumo che riguarda Peugeot, la Volkswagen Generation 6, una nuova proposta della casa di Wolfsburg, e infine la consueta prova su strada, questa volta il turno di una Seat. Ma ci sono come sempre novità, e una di queste novità viene da McLaren, che ha lanciato il suo secondo modello della nuova Sport Series al Salone di Shanghai. La McLaren 540C Coupé monta un motore centrale biturbo V8 da 3,8 litri con una potenza di 540 cavalli, è dotata di tecnologia stop and start e viene offerta al prezzo più accessibile della gamma McLaren, ovvero 164.500 euro. E ora, da un'auto da sogno come la McLaren, passiamo ad altri auto da sogno come le BMW, che si sono dati appuntamento a Villa d'Este sul lago di Como. Vediamo. Il corso d'eleganza di Villa d'Este è diventato un appuntamento importantissimo a livello mondiale, non solo per quanto riguarda l'automobilismo d'epoca, ma anche le motociclette d'epoca. Anche quest'anno ci saranno pezzi con un'eleganza straordinaria, con una storia incredibile. Gli anni 70 sono il simbolo di una nuova libertà. Libertà politica, ma anche libertà nell'arte, nella musica. E libertà anche nel settore automobilistico, perché sono state introdotte moltissime novità e innovazioni che vogliamo presentare nell'edizione di quest'anno nel concorso d'eleganza Villa d'Este. Il concorso d'eleganza nacque proprio a Villa d'Este nel 1929, quindi è una storia che però si rinnova di anno in anno, proprio grazie a questo slancio verso il futuro, i concept car, uno sguardo futuro che quindi rinnova mantenendo le nostre tradizioni, i nostri valori di autenticità e di eleganza. È riduttivo definirlo semplicemente un evento di auto d'epoca. Il concorso d'eleganza rappresenta qualcosa di più, un insieme di emozioni sia per appassionati soprattutto, ma anche per non appassionati, proprio perché il contesto in cui si svolge regala queste emozioni. Il Villa d'Este quest'anno celebra la sua 143esima stagione come albergo. Abbiamo questo binomio imprescindibile di Villa Erba, casa del Luchino Visconti, in un contesto appunto Villa Erba, Villa d'Este e Cernobbio, la perla del lago di Como, che veramente rende irripetibile in qualsiasi altra parte del mondo questo evento. I trofei, soprattutto con l'avvento e il know-how della BMW, che, con cui Villa d'Este collabora dal 1999, ci sono trofei diciamo per dal partecipante più distante alla bellezza, al mantenimento dell'aspetto tecnico della vettura. E la Coppa d'Oro Villa d'Este rappresenta il giudizio, quando nacque, definito popolare, cioè del pubblico. Quindi per noi racchiude un significato ancora per noi più importante, perché come successe nel 49, il pubblico votò un'auto, un Alfa Romeo, che poi fu denominata Villa d'Este. La giuria votò tutt'altro, quindi per noi questo significato della partecipazione emotiva del pubblico è importante. Il tempo non possiamo controllarlo, però come dicono tutti i nostri ospiti, Villa d'Este è magnifica anche con il temporale. Il concorso d'eleganza di Villa d'Este è diventato un appuntamento importantissimo a livello mondiale, non solo per quanto riguarda l'automobilismo d'epoca, ma anche le motociclette d'epoca. Anche quest'anno ci saranno pezzi con un'eleganza straordinaria, con una storia incredibile. Anni 70 che hanno visto, per quanto ci riguarda, una parte importante della storia del gruppo BMW. Gli anni 70 sono gli anni in cui è nata la BMW che conosciamo oggi. 1972 in Italia è stata fondata BMW Group Italia, ma soprattutto il 1972 è stato l'anno della prima BMW Serie 5.
e poi a seguire nel corso degli anni 70 la BMW serie 3, la BMW serie 6 e la BMW serie 7. Al di là di quello vedremo tantissime cose che hanno caratterizzato gli anni 70, sono stati degli anni difficili da un punto di vista, ma anche molto interessanti da altri punti di vista. Ci sarà una presentazione di Mini Classic e vedremo anche alcune delle storiche BMW Art Cars che sono anch'esse nate negli anni 70, tra cui anche un pezzo pregiatissimo disegnato da Andy Warhol. Ma io credo che l'eleganza delle automobili d'epoca, abbinata ad altri ingredienti, perché appunto il tema degli anni 70, l'inserimento anche di mostre tematiche, la presentazione anche delle motociclette che è iniziata 5 anni fa, abbia aperto questa manifestazione a molto più interesse. Quindi il pubblico è sempre più numeroso, è sempre più variegato, vediamo molte famiglie anche che si avvicinano a questo concorso. Per quanto ci riguarda come gruppo, noi abbiamo sempre preso la tradizione e l'heritage dei nostri prodotti come il punto di partenza per arrivare al presente e per pensare il futuro. Questo è anche uno dei motivi per cui BMW ha iniziato la tradizione di presentare concept car anche al concorso d'eleganza, tradizione che andrà avanti anche quest'anno. Ovviamente non ne possiamo parlare perché queste sono le sorprese dell'edizione, quindi invito tutti a venire e a scoprire le concept car che appunto parleranno del futuro. L'appuntamento è per il weekend dal 22 al 24 maggio.